Eri sul colonnato di Piazza del Plebiscito, non sono riusciti a accendere le luci della piazza per illuminarla quanto hanno installato questa luce fredda, una luce che va in contrasto con l'eleganza e il classicismo. Sì, tutto succede partendo da tutte le discussioni che abbiamo fatto sull'illuminazione di Piazza Plebiscito, l'impianto di Maioli che ormai è bruciato, completamente andato. Quindi che cosa è successo? È successo che a novembre c'è stata questa irruzione alla libreria Treves, quindi una richiesta di maggiore illuminazione per attribuire alla piazza maggiore sicurezza. C'è stato questo incontro proprio alla Treves con l'assessore Scotti, l'assessore Mario Raffa, anche abbastanza accesa, e loro promisero delle soluzioni per l'illuminazione della piazza. La soluzione qual è stata? Questi riflettori stile stadio sul colonnato di San Francesco di Paola, che sono una cosa veramente obbrobriosa, uno schiaffo alla storia della città. Se non facciamo un po' di richiamo storico, non facciamo capire che cosa significa questa chiesa, sostanzialmente agli assessori che hanno combinato questo scempio. Quando Carlo di Borbone fa gli scavi di Pompei e regala al mondo, all'Europa, gli scavi di Pompei e di Ercolano, c'è una rivoluzione del gusto, cioè il rococò, il tardo barocco, diventa neoclassico con la rivoluzione che viene messa in atto da Vanvitelli, e quindi nasce questo neoclassico che ha radice a Napoli, che si trasforma poi chiaramente in correnti di eclettismo in Inghilterra, in Luigi XVI a Parigi. Quindi Napoli è la radice di tutta questa corrente artistica e di questi fermenti culturali dal punto di vista architettonico che ci sono. Quindi questa chiesa non è altro che la rappresentazione di quella situazione che si sviluppa in questa città. Cosa significa Napoli nel 700 e poi nell'800, perché poi questa chiesa nasce nell'800 dopo la riconquista del regno da parte di Borbone, alla fine dell'epoca murattiana e quindi napoleonica. Quindi fare questo scempio, dare questo schiaffo a questa chiesa, significa non avere cognizione di cosa significa questa basilica nel contesto culturale della città. Quindi è come se noi mettessimo dei riflettori da stadio sopra il Duomo di Milano oppure su un'altra chiesa o basilica di importanza non solo internazionale ma proprio mondiale, universale. Questo è quello che succede a Napoli.